Dispiace tanto, siamo venuti anche oggi qui, ci siamo giocati la nostra gara. Usciamo con una sconfitta che sembra pure pesante, no? Perché 2-0. Però la partita l'abbiamo dominata, l'abbiamo giocata solo noi. Poi l'abitudine alla vittoria, tutto quello che ha quest'altra squadra fa parte del gioco. Motivo di crescita. Complimenti ai ragazzi, complimenti al mister, abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo vinto delle partite difficili a Bergamo, a Napoli e questi 180 minuti lasciano un grande rammarico perché questa grandissima differenza tra le due squadre non si è vista, ecco. Però ora testa al campionato, ci giochiamo 6 finali, andiamo a giocare subito dentro un campo difficilissimo, perciò da domani, anzi no, da stasera, quando saremo in aereo, già bisogna pensare la partita che dovremo affrontare domenica. Questa cosa ci lascia? Ci lascia un ottimo percorso, ci lascia motivo di crescita per il prossimo anno, prenderemo più consapevolezza e il lavoro che è stato fatto è un lavoro fatto bene. Non si va in finale, però questa partita ci può anche dire, no, queste partite ci possono anche dire che la Fiorentina ha la personalità giusta per finire alla grande questa stagione e buttarsi, come ha detto lei, no, principalmente più sul campionato adesso. Certo, se pensiamo che questa squadra lavora insieme solo da 9 mesi, i passi che abbiamo fatto sono passi da gigante, perciò per quanto mi riguarda io sono contentissimo del lavoro che stanno facendo, di quello che stanno proponendo. Dobbiamo diventare, come ci diciamo sempre, all'interno dello spogliatoio, dobbiamo diventare una squadra più cinica, una squadra più determinata sotto determinate giocate, ma quello lì col tempo, con la situazione, quest'altro anno sarà un anno in più che lavoreremo insieme e vedo soltanto un futuro roseo. E una Fiorentina che ha giocato veramente la gara, diciamo, per tutti i 90 minuti, mancato forse un pizzico di fortuna. È iniziata subito con quella mischia dentro l'area di rigore che poteva essere il gol, non ci abbiamo capito niente neanche noi. E poi abbiamo preso un gol stupido, ci abbiamo avuto ottime occasioni perché abbiamo tirato tante volte in porta, ha fatto sembra un paio di interventi risolutivi per Perin, però devi buttare dentro, sennò tutte queste sono chiacchiere. Grazie, direttore.